Ciao ragazze, oggi voglio mostrarvi come curo le mie unghie dopo aver tolto lo smalto semipermanente, perché dovete sapere che le mie unghiette sono già molto fragili di natura. Io facevo lo smalto semipermanente perché mi aiutava a renderle più forti, o comunque non effettivamente più forti, però nel momento in cui avevo su lo smalto semipermanente diventavano belle lunghe, non si rompevano perché lo smalto semipermanente era come se le rivestisse, le proteggesse. Purtroppo ho deciso di toglierlo perché anche se era bello, in questa stagione ho notato che andava via troppo facilmente, si sbeccava super facilmente. E ora le mie unghiette sotto sono molto rovinate. Quindi voglio mostrarvi tutti i passaggi che faccio per renderle più forti e i prodotti, soprattutto i prodotti che sto usando in questo periodo che ho scoperto da poco. Iniziamo subito. Allora, il primo passaggio è eliminare lo smalto vecchio perché avevo già fatto questa nail care un paio di volte per vedere come andava e devo dire che va molto bene, solo che adesso lo smalto normale si sta togliendo, quindi elimino lo smalto. Per farlo uso questo solvente che è il leva smalto naturale super delicato di Pupa. Questo prodotto non ha acetone proprio perché è stato formulato per la linea riparatrice delle unghie e non ha nemmeno odore, effettivamente pensandoci. Non ha il caratteristico odore di un leva smalto tradizionale, infatti è più piacevole da utilizzare. Poi dovete sapere che questo è formato dal 100% di ingredienti di origine vegetale e naturale, derivanti dal mais, dal grano, dalla canna da zucchero. E quindi dentro contiene anche l'olio di mandorla e la lavanda che hanno un'azione idratante per le unghie e le cuticole. Ecco qui le mie unghiette, come vedete sono un pochino rovinate e sotto ho ancora qualche residuo purtroppo di semipermanente perché non riesco mai a toglierlo del tutto. Comunque sono rovinate, ma nemmeno tanto perché ho già cominciato questo trattamento da qualche settimana. A questo punto voglio idratare e indurire sia le unghie, quindi indurire le unghie, rinforzare le unghie e idratare le cuticole. Per farlo, cosa faccio? O faccio una soluzione con olio di mandorle o comunque un olio che volete voi, anche d'oliva. Per esempio, olio d'oliva e qualche goccia di limone ed è fantastica per rinforzare le unghie perché la faccio praticamente da una vita e mi ha sempre aiutata. È un rimedio della nonna molto antico, molto vecchio e molto utile. Lo lasciate insomma a mollo per un 10 minuti ogni giorno e siete a posto e le unghie vedrete come si rinforzano. O altrimenti io adesso uso questo, che è sempre della linea Nail Care di Pupa, che è comunque quella che vi mostrerò oggi, che è un olietto naturale che ho notato che contiene proprio questo. C'è olio di mandorle che ha il potere emolliente, le vitamine E ed F che praticamente idratano l'unghia e le cuticole e poi l'essenza di limone, che anche quello tende a indurire le unghie e a idratare. Quindi lo metto un po' così vicino alle cuticole e poi inizio a massaggiare. Questo sarebbe perfetto se riusciste a farlo quotidianamente, quindi ogni giorno. Io noto che le unghie già, avendolo fatto già solo una volta, sono rigenerate, ma in realtà questo trattamento lo facevo in casa, come vi ho detto prima. Si può fare anche una maschera con questo olio, lo applicate sulle unghie e poi lo lasciate agire tutta la notte. Poi prendo lo spingicuticole e inizio a spingerle indietro, dopo che ho fatto agire un pochino l'olio e quindi si sono ammorbidite. Ok, lasciate agire più che potete. Io ho lavato le mani, così adesso posso andare con il secondo prodotto che per me è una rivoluzione, che è questo gel rinforzante alla cheratina. Vi ricordo che oggi farò tutto senza formaldeide e poi vi spiego perché. Comunque, questo è un gel rinforzante con cheratina che serve per unghie molli e sfaldate. È ottimo perché va un po' a rinforzare le unghie danneggiate stimolando la naturale formazione di cheratina che comunque è alla base delle nostre unghie.
Quindi la cheratina rinforza le unghie, poi c'è dentro l'estratto di lupino e cistina che stimolano la formazione naturale di cheratina e poi ci sono queste, come vedete dentro, queste microcapsule di vitamina A che rilasciano le loro proprietà antiossidanti e rigeneranti. Quindi cosa si fa? Si mette come se fosse uno smalto e poi si massaggia fino a che non si assorbe del tutto. Devo dire che comunque si assorbe abbastanza velocemente. E questo trattamento mi ha stupita perché non, in anni e anni che cerco prodotti per rinforzare le unghie, non avevo mai visto niente del genere. A questo punto potete decidere di usare due prodotti, o la base classica protettiva per l'unghia, una base indurente alla cheratina. Io userò la base indurente alla cheratina perché le unghie sono proprio distrutte. Non vi ho detto che tutti questi prodotti sono formulati in modo da avere dentro sostanze di origine naturale e vegetale e quindi sono più delicati, fatti apposta per la cura delle unghie fragili e per me sono caduti a pennello perché volevo proprio togliere, come vi ho detto nelle storie su Instagram, il semi permanente perché veramente non ce la facevo più di vederlo sbeccato ogni 2x3 e poi sapete che è molto macchinoso da fare. Quindi metto la base indurente alla cheratina che, come vi dicevo prima, è senza formaldeide. Io da anni che uso prodotti indurenti per le unghie e quelli che mi funzionavano di più erano quelli a base di formaldeide. Solo che la formaldeide non è molto un prodotto, una sostanza particolarmente, diciamo, buona per le nostre unghie. E anzi, avevo notato che dopo un po' mi creava sensibilità all'unghia e soprattutto se andava a contatto con le pellicine, la pelle bruciava in un modo allucinante, proprio mi faceva male il dito. Alcuni prodotti non li potevo proprio usare, tipo quelli della Mavala, perché con la formaldeide perché bruciava il dito da impazzire, ma anche solo l'unghia, mi faceva proprio male. Avevo trovato dei prodotti molto buoni, sempre a base di formaldeide, che davano sempre questo problema, però solo se toccava la pelle, e indurivano l'unghia tantissimo, però la seccavano da pazzi, quindi poi non l'ho più potuto usare perché evidentemente con il tempo ho sviluppato una sorta di sensibilità e l'unghia mi faceva male appena applicavo quello smalto. Quindi sono molto contenta che questi non abbiano formaldeide. E non hanno anche toluene, DBP e canfora, che esattamente non so cosa siano perché non sono un'esperta di unghie, ma penso anche questi dei prodotti tossici, comunque non fantastici per la nostra salute. Poi potete decidere se fermarvi qui, quindi lasciare semplicemente la base indurente alla cheratina, o altrimenti andare avanti con l'applicazione degli smalti colorati, no? Di questa linea SOS Nile Care hanno fatto tutta una linea di smalti naturali come questi che hanno dentro comunque l'80% di ingredienti di origine vegetale naturale e rinforzano le unghie perché hanno dentro ceramide. Se volete potete applicarli, altrimenti no. Però oggi voglio applicare una cosa molto semplice naturale perché so che uscirò adesso, mi dovrò cambiare, sicuramente lo smalto lo rovinerei subito. Quindi andiamo con un colore chiaro. Ammetto che preferisco i colori più scuri, comunque accesi, soprattutto adesso per l'estate. Però, visto la necessità, facciamolo chiaretto. E infine vado col top coat, anche questo naturale, quindi con gli estratti naturali all'interno, che serve per sigillare il tutto e far durare lo smalto più a lungo. Allora, vi consiglio, se avete tempo, di lasciar asciugare tutto bene tra uno strato e l'altro, perché in questo modo vi dura più a lungo. Se invece non avete tempo, potete benissimo fare un passaggio uno dopo l'altro, quindi mettete prima la prima passata di smalto in tutte le unghie e poi andate direttamente sopra col top coat, quindi lasciate agire giusto qualche un minutino così, se no ogni volta dovreste star lì mezz'ora a lasciare asciugare lo smalto.
che, allora lo so perché avevo fatto un corso quando lavoravo in negozio e mi avevano detto che lo smalto per asciugarsi ha bisogno di almeno 45 minuti. Infatti non so se notate che anche se vi sembra asciutto, a volte vi rimangono tutte le impronte. Niente ragazze, questa è la mia nail art, diciamo casalinga, o meglio nail care routine del momento per rinforzare le unghie dopo il semipermanente. Spero vi sia stata utile. Ditemi se avete provato questi prodotti, se avete soprattutto dei prodotti da consigliarmi, anche di altre marche, perché io sono sempre alla ricerca di prodotti per indurire le unghie. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!